Salve a tutti i navigatori del web e benvenuti a questo nuovo video. Lui non sa niente. Io ho scelto un gioco e lui non sa niente. Come ti senti nel sapere che dovrei provare un qualcosa, ma che non sai che cos'è? Ecco, qui mi sento in una posizione dove non so quello che tu sai. Ma dai! Quindi, tu sai quello che io andrò a fare che io non so. Allora, tu non sai quello che io so che tu non sai. Esatto. Che sapendolo, so che tu non lo sai quello che io so. Esattamente. Quindi, diamo la sigla. Vai. Vai. Allora. Salve a tutti ragazzi. No, abbiamo già fatto il saluto. Sì, ma non ho detto che gioco è. Siamo qua su Nitronic Rush. Lui non ci ha mai giocato. Vai, storia. È la prima volta. Storia. Modalità storia? Sì. Ok, va. Il tutorial? Play tutorial? Sì, sì. Sì, perché non l'ho mai giocato, quindi sì. Facciamo una gara per uno? Va bene, vai. Ok. Vai, ci sta. Allora, questo... Press back, press... Ah, ok, questo per frenare. Questo per girare. Tieni più... Vai, turbo. Nitro. Quanto dura? Oddio. Sentito che c'era qualcosa che non andava. Infatti, c'è il motore che si brucia per l'elevata temperatura. Vai. Oddio. Dovevi saltare. Back. No, è questo. Salta con la B. Ah, Giù. Dio. Giù e premi B. Dio mi. B X. Top. X. Ah, per saltare. Ragazzi, stiamo provando. Ah, questo è difficile? Quindi dopo allora sarà una passeggiata. Sì, una passeggiata turbolenta. Vai. No, per B. Bravo. No. Dio. Oh my god. Ma quanto dura? È lì in basso a sinistra, vedi? Ah, si surriscalda troppo dopo. A parte che puoi utilizzare anche l'audio quando senti l'allarme. No. Si è sbagliato. Adesso lì prova a fare il salto e un'acrobazia tenendo pigiato questo 360. Bravo. Ma le acrobazie sono necessarie oppure no, per fare punteggio? Un punteggio più alto. No. E mi confondo sempre quando vedo salti che è finito. Ok, il tutorial è finito. Questo era solo un tutorial. Sì. Era solo difficile. Allora, il primo livello lo faccio di... io, no? Pilota, vai. Fallo. Adesso gioco io. Stiamo giocando con questo, tra l'altro, perché te lo sto facendo facile, perché altrimenti avresti dovuto giocare con le freccette. La tastiera. Ma no, con le freccette, controlli la macchina, con WASD fai le acrobazie. I comandi sono invertiti. Aia. Questo gioco ha anche una trama. Questo gioco ha anche trama. Una trama. Abbassa un po' il volume perché stanno esplodendo le orecchie. Dicevo, questo gioco ha anche una trama. Vedi che è diventato tutto rosso? In sì. Questa città super futuristica è stato creato un sistema tecnologico dei computer, no? Soltanto che si è attaccato da un virus. La nostra auto blu è un'auto antivirus. No. Noi stiamo pilotando un antivirus. Bellissimo. Ok, ragazzi, la prima gara, abbandonare l'utopia, la faccio io per farvi vedere quanto sarà difficile, no? Allora, partiamo subito con il torpetto. Ah, volevi fare l'acrobazia ma non è riuscita. Tanto che è uguale. Ah, ma sono due strade anche. Sì, sì, ma ce n'è più di una. Oddio! No, qual è il tasto per volare? Ecco. Guarda no. Come si salva. Ah, guarda come si salva. Sta esplodendo il motore. No, è esploso.
Se premi back. Sì. Ok, ragazzi, in questo tipo di gameplay sarà un po' difficile commentare come facciamo con gli altri gameplay, perché io sono super concentrato. Esatto. Ma infatti la concentrazione deve andare sulla macchina, non tanto su noi. No, ma poi è anche impegnativo come gioco. Comunque, che ne pensi? Ecco, oddio, che è successo? In prima persona. Che ne pensi dell'ambientazione? L'ambientazione mi piace molto. Poi è futuristica, così, sai, è fantascientifica. Poi io sono pazzo, tengo sempre il turbo pigiato. Ma dopo sei... Cos'era? No. Volevi fare un'acrobazia, giusto? Al contrario, però. Il backflip. Sì. Frontflip. Niente. Non è facile, eh? Assolutamente no. No, questa volta non l'ho fatta. Per andare di sopra devi per forza volare. Ah, che sì. Bellino. Questo è uno dei più semplici, eh? Soltanto la prima gara. Cioè, a me... Dovevi farlo fare a me il più semplice. Vabbè. No! Certo, quelli... ti mando subito nel casino. Ecco, va. Perché siamo amici, no? Giustamente. Ok. Sarà name. Ci chiamiamo A. Cercasi ragazza. La canzone dei Dari. Te lo ricordi? No, di Dario ne ho conosciuto solo uno. No, lasciamo stare allora. Meglio. Secondo posto, vabbè. Continua. Il primo chi era? Scusa. E il primo è AAA. Ah, il vecchio AAA. A me è più difficile. Ok. Super concentrato. Vai. Ragazzi, stiamo vedendo Leon all'azione che sbaglia già il primo salto, ma si salva volando e andando nella strada superiore, niente male. Sì, sembra quella più... cioè, sembra la via più semplice, però non so se effettivamente è così. Prova a fare i salti quando sei in cima alle rampe. Sì. C'è quell'altro, scusami. Ci confondiamo sempre. Sì, perché... Dio, buono sto volume. Il volume è forte, alto, Sì, parecchio. Io il giusto lo sento. Forse perché ci vuole tutto. Ma quelli erano i blocchi di lava, questa era ossidiana. Turba! Pensavo di dover volare. Turba! Già pronto a... Il bello del gioco arriva col turbo. Turba, dopo se mi appare il muro davanti. E ci vai contro. Grazie. Che devi fare? No, che devo fare? Vabbè, lo potevi fare anche così. No! Che culo! Questo si chiama colon, Colon. Colon. Si frizza un pochino, ragazzi, purtroppo è colpa di Fraps, perché questo gioco ha una grafica anche molto potente. E poi è dinamico, quindi... anche per quello. Ti giuro della morte. Sì. L'acrobazia a te non ti garba, padre. Perché sono concentrato, devo alla sopravvivenza, più che altro. Bravo! Mamma mia! Vai! Mamma mia! Ho sudato freddo! Destra! Oddio! Devo girare la testa! Vai! Okay, finito! Secondo... No, non so neanche come fare. Vai! Il nostro nome! Oddio, primo! Anzi. No, aspetta! Bravo. Solo questo livello primo. Sì. Però ho fatto un punteggio basso perché non ho fatto nessun trick. Mamma mia, sono stato freddo. Storm at the Horizon. Adesso comincia il casino. Sì. Vediamo. Aia, no. B. Si salva all'ultimo. No. Me l'hai buffata, no. Però, e si salva all'ultimo di sotto. Sayonara. Sì. Allora, vai, back. Vai. Ma perché fai turbo? Perché io voglio andare forte, perché il brivido. Nice strike, quindi ti trolla anche. Sì. Allora, il gioco piglia bene se tu vai veloce. Che se vai così normale. Hai ragione. Dice no, devi proprio rischiare, devi proprio sentire la velocità nella tua pelle. Adrenalina proprio nel sangue.
quelli muri. Ah, questi. Io! Sì, oh, te l'ho detto che è buggato il joystick. Ah, perché non. Ah, ti appare però il flash quando. Io. Che dritta, no. Lo stavi per chiudere. Lo stavi per chiudere la grande. No, però tanto un po' di punti sì, lo fa. Sì, 1000 punti. Sì. Vai, bello questo. Guarda. Bello. No. Dio. Mamma mia. Che giocata. No. È possibile giocarlo in due questo? Non penso. No, peccato. Sarebbe stata una figata. Tua. No, sbagliato tasto. Non so se hai visto cosa è appena successo. Eh sì, ho visto, ho visto. Ma si è salvato proprio. No. No, 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 no. Porca miseria. No. Non avevo visto che la strada. Meno male riparti dal checkpoint, perché sennò. Dio, boh, non sbaglio sempre tasto. No, volare è troppo facile. Aia. È strettissimo il riporto. Sì, ma quello dopo tocca a te però, No, non voglio pensarci. No. Sembra facile, ragazzi, ma non lo è. Oh. Pianino, calmo, calmo, lento, lento. Finito, vai. Ce l'abbiamo fatta arrivare alla fine. Mi ero bloccato proprio alla fine. Terzo posto, ma vabbè. Mamma mia, ora. Ora, ragazzi. Per ora vi siete annoiati bene, perché adesso non avete idea cosa succederà. Non ci voglio. Mi raccomando, non toccare la levetta a destra, sennò si impalla il pad, eh. Oddio. Aiuto. Bravissimo. Aiuto. Si salva col volo. Salta. L'hai mancato col muso, però ci siamo. Aiuto. Ok, vai. Ah, quando passi il checkpoint si resetta il motore, quindi puoi andare di turbo. Ah, perfetto, eh. Perfetto. Volevi. Che botta, mamma mia. Volevi. Che urto. Vediamo, vediamo. Ho voluto fare le cose vai. Di fretta. Laser! Minchia. Oddio! Un muro! Ho avuto la fortuna dalla mia parte in questo momento. Qui devi saltare. Aiuto. Vabbè. Volevo andare di sopra, vabbè. Vai. Vai che ci stai Luto. Andando benissimo. Checkpoint. Meno male. Salta. Muro. Salta. Bravissimo. Hai imparato a salvarti, Sì, sì. L'istinto di sopravvivenza. No, cos'è qua? No, ancora questo. Turbo! Ancora questo. Sembra strano, ma la velocità è quello che ti salva realmente, sì, più della lentezza. Allucinante. Però cosa sono foglie? Cioè sono foglie. Cosa... È il virus che ti attacca con delle punte. Infame il virus. Cosa ho fatto? Sinistra, qui mi ci sono incastrato anch'io la prima volta. Che al muro? No, qua è. Nuovo... Dovevi andare. Vabbè. Turba. Cioè, aiuto. Ali. Aiuto. Bravissimo! No, ce l'hai fatta! Non ci credo. Non sei neanche morto. Sì, una volta, all'inizio sì. Primo posto. Score! Guardate lo score! 73! Ma secondo me il punteggio lo dovrebbero basare tra la media, che ne so, per tempo il punteggio. Oddio. Ma 73. Allora. Cioè scarsissimo. Nello proprio. Stomaco della bestia. Questo livello, Sarà anche il titolo del video. Beh, niente male, dai. Aiuto. Cos'è? No, cosa hai fatto? Dov'è la strada? Salvarsi proprio! No, mi sta per esplodere il motore, ecco. No! Dio! No, cos'è?
di una difficoltà allucinante questo punto qua. No, questi livelli sono bombe, cos'è? Sì. Ah, meno male è passato il checkpoint, perché sennò... proprio pieno. In prima persona è switchato un terzo. Sì, no, ma perché... No, no, non stai vedendo bene. Ci sono le pareti che sono magnetiche e quindi attirano la macchina. Ecco qua. Mi stava volando uno. Ma porca. Guarda, toast! No. Ho sbloccato l'achievement, toast! Tostato sarebbe! Non è troppo questo gioco! Oddio! Vai! Vedo. Ah, i barili! No, no! I barili di birra! No! Bogus! Godus! No! No. Guarda che culo, eh! Barili più. Più lame, più laser, più altri più... barili e più un muro! Io sento che la fine è vicina. Anch'io sento che la fine è vicina, mi sta avvenendo del male. Ah, è cambiato la grafica del piano. No, anch'io comunque ho fatto schifo perché ragazzi è veramente complicato. No, questo era difficile. Siamo all'ultimo livello, tocca a te. L'ultimo? Oh, ma io c'avevo l'onore di finire l'ultimo livello. Se lo non finisco, lo finisci, è quello infatti, fatto. Se lo... mi raccomando, altri 73 punti, eh. 73? Oddio, Dio. Ma perché solo quando lo tocchi te traballa l'immagine? Non ne ho idea. Non ne ho. Sento, sento. Aiuto. Ma si surriscalda? Ah no, è... No, ci sono. È fatto apposta, l'ultimo livello è fatto apposta. Il cerchio che passi ti dà turbo volante infinito. Perfetto, vai. Ultra concentrato, eh. Ma piano piano piano, perché se. Ah, se le ruote. Ah, ho capito. Se le ruote toccano terra, praticamente mi. Sì, si gira. Si chiude. Ecco. Su. Bravo. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Ma nella mia impressione i comandi rispondono un pochino. Eh tipo, sì. Vuoi ritardo? No, in ritardo, vero? Sì, quando sei in aria sì. Infatti devi stare attento a non premerlo troppo forte quando sei in aria, esatto. Perché se si gira troppo vai a sbattere. Infatti adesso lo sto premendo tipo pianissimo. Pianissimo, boom, è contro il muro. Bravo così. Qui c'è stacco nero, la scritta dopo 30 minuti. No, lì. No, vai. Dopo 40. Perché sei ancora all'inizio, è quello il fatto. No, giù, dove calma, vai? Calma, ragazzi. Oddio, non si muove più. Non mi risponde più. Giù. Non mi risponde più. Andiamo giù. Dopo 30 ore. Dopo 2 giorni. Allora, piano, con calma. Piano piano, lento. Sciallo. Occhio alle mine, magari. Ecco. Occhio al laser. Giù. Più. Bravo. Su. Su. Piano, ragazzi. Ma dove è il checkpoint? Dov'è il checkpoint? Come non c'è? La fine? No, non ci credo. Non ci credo, la fine. Cioè, hai visto, sono passato in mezzo ai laser così. Ma allucinato. Hai fatto zero! Però anche il primo, cioè. A parte era possibile fare i trick qua. Perché, vabbè. 36 secondi. E chi è che l'ha finito 36 secondi? No, continua. Cosa diciamo? Seconda stagione, diciamo. Praticamente, no, è finito il gioco. Ah, ok, è finito. E i riconoscimenti sono questi. Questo praticamente sarebbe il filmatino finale dove noi con la nostra auto antivirus abbiamo raggiunto il nucleo del virus e lo stiamo distruggendo praticamente. Il palazzo lì esplode. Adesso vedi che la città adesso sta tornando sì più colorita. Vedi?
Ricorda molto Tron. È vero, sai, anch'io ci ho pensato subito. Ora, guarda come sono fighi i riconoscimenti, eh. Ah, per skippare tieni pigiata la Y. Guarda, e lì c'erano le scritte che comunque dicevano che il virus appunto è stato debellato, sì. Vai. Ah, devo... Qui il turbo è infinito, eh. No, ganzo. Allora, prima di concludere, questa è praticamente, ragazzi, è la fine del gioco, no? Ma non è la fine effettiva, perché io ieri, giusto per vedere se il gioco riusciva a registrarlo, eccetera, se era tutto a posto, ho scoperto che è possibile sbloccare degli achievement in questo punto. Ah, qua i riconoscimenti. Nei titoli di coda. Addirittura. Salta fuori dalla mappa e vola in giro. Sì, davvero? Qua devo andare. Dove vuoi? Ah, è vero, perché... C'è il treno, visto? Il treno sopra. È vero, perché è infinito qua il turbo. Cioè, sai, c'è una strada sopra. L'autostrada, cos'è? Poi ci sono... C'è il... Guarda, i ringraziamenti speciali. Vai, prova ad andare sopra. Vai, i palazzi. No. Destra e alza il muso. È un parcheggio questo? C'è un'area verde laggiù, cos'è? C'è un'area segreta? Tu renditi conto che se tu volevi mettere alla prova gli sviluppatori uscendo fuori dalla mappa, loro avevano previsto che tu l'avresti fatto aggiungendo una zona con le rampe. Loro lo avevano previsto. E ora ci posso andare? Ci puoi fare quello che ti pare. Che figo. Vai, tricca. No, sono un pessimo... Sei un pessimo trickatore. Esatto, vediamo. Aspetta, voglio provare. Sì, se cado però ce l'ho. Chiudilo, uè, l'ho chiusa. Ho chiuso il trip. E qua? Cosa c'è? Vai, qua? Vai, è un'autostrada. No. Treno! No. Ha mancato il vestito dal treno. È finito comunque. Sì, comunque sì. Esempio, se ti giri in basso e cerchi una via d'uscita, ti sblocca l'achievement no exit in down. Cioè... sotto, sì, praticamente. Sì, sì. Ah, e qua è la fine del livello. Grazie per aver giocato. Allora, ragazzi, siamo giunti qua proprio alla fine, dopo i titoli di coda. Allora, Leon, che ne pensi? Ti è piaciuto? Mi è piaciuto tantissimo e mi ricorda molto Tron. Quindi, approvato. Com'è la difficoltà? Vabbè, all'inizio i livelli chiaramente sono abbastanza semplici per abituarsi ai comandi. Comunque... i livelli successivi sono veramente qualcosa di impossibile. Poi, piccola parentesi per concludere. Questo gioco è stato fatto dalla Digipen. Questo gioco praticamente è una sorta di test, perché è uscito un vero e proprio videogioco che si chiama Distance, acquistabile su Steam, che è la versione completa di questo. Però la macchina è diversa. Questa è blu, quell'altra è grigia. Ci sono tantissime altre trappole, il laser che tagliano in due la macchina, cioè robe fuori di cervello. Per cui magari un giorno ve lo porteremo, se insomma fatecelo sapere se volete vedere qualcosa di veramente fuori di cervello. Sì, questo è veramente fuori dagli schemi, dalla concezione umana proprio. Bene, dai, per oggi è tutto. Nitronic Rush da Vrex e Leon è davvero tutto, e noi ci becchiamo alla prossima. Yeah.